aspetta. Che presenti Conte, deserta diciamo questa iniziativa dopo le frizioni che ci sono state tra Schlein, diciamo, anche sulla Rai, ma soprattutto sulla questione del nodo Renzi, ecco, tutto questo rischia di danneggiare anche la battaglia, diciamo, sul referendum contro l'autonomia, anche di allontanare i vostri elettori? No, assolutamente no. Oggi è una giornata sicuramente importante, ma è stato importante che tantissimi, la stragrande maggioranza, anzi la quasi totalità ad esclusione di Calenda, abbiano firmato il referendum. Quindi Conte oggi non c'è, avrà i suoi motivi, Fratoianni non c'è perché è impegnato in altri diciamo eventi politici, diciamo l'impegno di chi ha sottoscritto il referendum c'è tutto. È chiaro che, come ho sempre detto, il campo largo, come qualcuno ha voluto definire, io invito a annullare, a abrogare questo termine, ovvero l'alleanza che dobbiamo costruire è in fase di costruzione. Ci sono una serie di problemi, è evidente che ci sono, ma abbiamo il dovere e la responsabilità di superarli, perché sono convinto, siamo convinti che su molti temi e su altri è possibile non solo costruire una convergenza. Stiamo vedendo quello che sta facendo la destra in questo paese, si stanno accingendo a mettere le mani nelle tasche degli italiani dopo che li hanno ingannati, la produzione industriale è diminuita, le ore lavorate sono diminuite, quindi questo indica che è aumentato lo sfruttamento e il lavoro sottopagato nel nostro paese, la crisi climatica sta determinando danni incredibili, incalcolabili all'agricoltura. Questo è un governo che è un disastro, vive solo perché esiste la propaganda che è al servizio di Giorgia Meloni. Anche da parte vostra, diciamo, resta la richiesta al Partito Democratico ad Elly Schlein di un chiarimento politico su Matteo Renzi, o si può accettare il fatto che si continui a dire non facciamo polemiche tra opposizioni e allontanare, diciamo, questo nome? Penso che responsabilmente tutti noi dobbiamo sapere che i nostri candidati sono impegnati per le prossime regionali a vincere. Noi dobbiamo far vincere e vincerà Andrea Orlando, De Pascale in Emilia Romagna e Stefania Proietti in Umbria. Ecco, dobbiamo essere concentrati in questi giorni, in queste settimane, a vincere il centro-sinistra, l'alleanza, perché c'è un'intesa programmatica sui territori. Penso che dopo le elezioni regionali però sarà necessario avviare un chiarimento, perché il problema del governare questo paese, e noi vogliamo governare questo paese, passa attraverso programmi credibili e persone credibili che portano avanti questo programma. La stagione del renzismo non ha rappresentato un elemento di credibilità, ha rappresentato un elemento di profonda lacerazione nel paese, di distacco di fronte a un pezzo consistente del nostro e dell'elettorato. Bisogna fare i conti con questo, non è polemica, è un tema politico, dobbiamo discuterne insieme. Noi come Alleanza Verdi in Sinistra non facciamo polemiche, siamo per l'unità, ma certamente vogliamo programmi e persone credibili che lo portano avanti. Anche voi gli chiederete di ritirare? Ma ripeto, noi abbiamo sottoscritto un'intesa programmatica in tutte le regioni e stiamo per confermare quell'intesa programmatica. Ho dei seri dubbi che quel simbolo ci sarà.